cosas. ¿El burro? Poco, lo metto qua a parte, poi prendo la padella, mi serve carta ancora, no, se me la carta. Prendi uno straccio, carta. Di che cosa? Ok, quindi siamo quasi ben pronto. Di calamita la tensione. La mano di questa carta. E qua. Un goccio di olio, dov'è? Salsa di soia, mi passi il miele, un goccio di miele, purtroppo io non posso mangiare il burro di arachidi, e nemmeno la buttarga me la sono fatta fare per via di allergie, sì. Un po' di mirin dentro. Quello lo assaggia mio marito. Vabbè, se riusciamo a farla dopo, magari una porzione senza burro d'arachidi. Non c'è bisogno. Anche perché il burro d'arachidi darà il sapore giusto. Se l'ha scelto, c'è un motivo. Ok? Poi, ho preparato delle verdure, dei fagiolini, leggermente sbianchiti, dei germogli di bambù. E le cipolline borettane, mettiamole un po' più piccole, così, com'è acceso qua? Ok, bene, passano un po' di carta. Li facciamo andare in padella, devono proprio così raccogliere questa salsa fatta con la soia, il mirin, il peperoncino, il miele. Poi aggiungo un po' di funghi shiitake. Ecco, i funghi shiitake sono dei funghi giapponesi molto interessanti, sono buoni quando sono fritti e tostati, quindi di solito si cucinano, per esempio, mettendoci anche un peso sopra, perché proprio devono crearsi una bella, creare una bella crosticina. Ne mettiamo due così. Poi metto un po' di semi dentro, di girasole. Appoggio il tonno, lo faccio insaporire un po', così. Facciamo insaporire bene. Voilà, ci siamo. Ecco, il tutto viene presentato dentro un cartoccio. Presentato dentro un cartoccio è un po' un bezzo, ho voluto presentarlo così proprio per dare, si potrebbe mangiare anche una ciotola in un piatto, però l'idea di porlo dentro un cartoccio è divertente, mi piace molto. Dai cucchiaio, ci abbiamo? Le cipolline. Quando si va a cucinare a casa degli altri è sempre un po' complicato. Tonno.